Ci troviamo in via Vescovado, nel centro storico della città di Fossano, e da qui parte il nostro viaggio alla scoperta delle bellezze, delle meraviglie della chiesa fossanese. Il MAB, Museo, Archivio e Biblioteca, tre cuori che ci dicono la bellezza e la ricchezza del patrimonio di questo territorio. Questa via affacciano l'Episcopio, il Vescovado appunto, e l'edificio che fu in passato sede del seminario vescovile e poi in seguito sede degli uffici di curia e anche del primo allestimento del museo diocesano. A due passi da qua abbiamo la cattedrale di Santa Maria e San Giovenale e più avanti entreremo anche in questo monumento simbolo della città e della chiesa fossanese, e anche in quel caso scopriremo ambienti che solitamente non sono accessibili, non sono aperti ai fedeli e ai turisti. Ma torniamo al Vescovado, questo palazzo costruito circa 100 anni dopo la nascita della diocesi di Fossano, che è del 1592, e poi riplasmato e ammodernato nel corso dei secoli. L'ultimo intervento risale al 1821, vescovo Monsignor Franzoni, che diede a questo imponente edificio questa facciata neoclassica che vediamo attualmente. All'interno c'è un piccolo cortile e il giardino privato del vescovo, e poi attraverso lo scalone degli stemmi arriveremo al piano nobile. Andiamo. Ci troviamo al piano terra dell'Episcopio. Qui hanno sede alcuni uffici della diocesi, associazioni, ma quello che andremo a scoprire adesso è al fondo di questa scala. Lungo il perimetro ci sono tutti gli stemmi dei vescovi di Fossano e in un recente restauro sono tornati al loro splendore. Al piano nobile una serie di saloni di rappresentanza. Venivano utilizzati dal vescovo di Fossano per incontrare esponenti della curia fossanese, notabili, ma anche ospiti provenienti dalle altre città e da altre diocesi. Andiamo a vederli. Ci troviamo nel primo dei saloni del piano nobile, il salone delle conferenze, o anche detto dei vescovi, perché lungo le pareti perimetrali erano appese le tele con i ritratti di tutti i vescovi di Fossano dal 1592 ad oggi. Ora questi ritratti sono appoggiati a terra perché questo e gli altri saloni del piano sono oggetto di un lavoro di riqualificazione e riallestimento. Oltre a questa sala troveremo altri ambienti, e tra questi la Sala Bianca, il cui arredo fu donato da Carlo Alberto a Monsignor Franzoni nel 1830. Questo edificio profuma di storia, la storia della diocesi di Fossano. Una storia che dura ormai da più di 400 anni, se contiamo solamente la fondazione della diocesi, ma in realtà una storia ben più antica, legata alla comunità e alle devozioni e tradizioni. Ed è proprio in questo edificio che sogniamo di allestire il nostro nuovo museo. Un museo ricco, con un patrimonio di più di 2000 pezzi, quadri, tessuti, arredi, macchine processionali. Un museo che non vuole solo essere un'esposizione, ma che vuole raccontare storie, tante storie, le storie della gente e le storie della comunità. Vorremmo che il nostro museo fosse un museo vivo, dinamico, dove il visitatore non è solo un visitatore, ma diventa protagonista, raccontando nuovi scenari e disegnando nuove prospettive. Il nostro viaggio nel Vescovado di Fossano termina di fronte a quest'opera, che è una delle più antiche e delle più belle contenute in questo palazzo, che fa parte del grande patrimonio museale fossanese. Si tratta di un vescovo santo che sorregge una città. Si tratta di San Giovenale, vescovo di Narni e patrono della città di Fossano da sempre. Di lui torneremo a parlare quando visiteremo la basilica che a lui è dedicato, ma questo farà parte di un'altra tappa del nostro viaggio.